Eccoci qui, scoccano in questo momento le ore 11, la Basilica di Sant'Ignazio, bellissima, che si affaccia su Piazza della Vittoria. Sono con Roberto Sartori, assessore al commercio. Tra l'altro è stato puntualissimo, notte impegnativa. Notte impegnativa perché giustamente l'assessore al commercio ha dovuto fare un controllo nei locali che sono aperti in via Rastello e anche in centro per controllare che tutto fosse al posto giusto. Caro assessore, il controllo è andato avanti fino? Il controllo è stato impegnativo, abbiamo fatto un po' le ore piccole. Allora, apriamo con l'esponente appunto della giunta Ziberna, il sindaco arriverà fra un'oretta, un saluto a Patrizia Artico che mi ha supportato come sempre per la realizzazione di questa diretta. Diciamo che con oggi, ma anche se è iniziato ieri, dicembre goriziano entra nel vivo. Sì, dicembre goriziano, come dici tu, da ieri è entrato nel vivo, la fiera di Sant'Andrea che è la fiera tradizionale proprio di Gorizia, infatti abbiamo il 240 bancarelle quest'anno, quindi sono aumentate rispetto all'altro anno, le giostre, 70 attività che sono arrivate come ogni anno, ma vorrei dire che non è Gorizia, non è solo questo, c'è molto di più. Quest'anno abbiamo fatto un'attività intensa proprio per offrire dal punto di vista culturale, abbiamo tutta una serie di spettacoli, sono 27 spettacoli teatrali, da teatro e concerto, tutto il mese di dicembre, quindi tolto Natale, ogni giorno c'è uno spettacolo per tutti i gusti. Abbiamo poi anche dal punto di vista culturale tutta una serie di visite guidate alle peculiarità di Gorizia. Il 3 di dicembre avremo la visita per quanto riguarda l'eredità aquilese a Gorizia, il 7 dicembre avremo la visita su in castello, abbiamo la visita per quanto riguarda l'eredità dei Borboni, quindi abbiamo un ventaglio di opportunità da visitare. Gorizia è proprio 360 gradi, non dimentichiamo che c'è anche lo sport, perché dal 5 al 10 di dicembre abbiamo i campionati nazionali maschili e femminili di pugilato, quindi veramente quest'anno l'amministrazione insieme agli assessori, perché abbiamo fatto un lavoro congiunto, e un ringraziamento va soprattutto all'assessore Bellan, che è l'assessore che cura i grandi eventi, ma insieme al commercio io e insieme anche all'assessore alla cultura abbiamo cercato con il sindaco di creare un ventaglio proprio di opportunità, quindi venite a visitare Gorizia, Gorizia e sì la fiera di Sant'Andrea, ma nel mese di dicembre è tanto e molto di più. Allora, grazie all'assessore al commercio, starà con me ancora qualche minuto. E come vuole la tradizione siamo pronti per lanciare la scheda che racconta in pochi minuti Gorizia. Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fui fatto che in tre mesi mi spinse via, piccola città. A Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine. Nella piazza transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. Il castello medievale con il suo incantevole borgo è un vero gioiello. Da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e sull'intera città, dove convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e ottocentesche. La borghesia asburgica amava Gorizia e il suo clima mite, non a caso la città era chiamata la Nizza austriaca. Tra parchi incantevoli come il Parco Piuma sul fiume Sonzo, il parco del Palazzo Coronini-Kronberg con alberi di tutto il mondo e il Parco Viatori, molto spazio e anche la cultura. Tanti i musei da visitare, anche particolari e curiosi come i musei provinciali con il Museo della Moda e delle Arti Applicate, il Museo della Grande Guerra e la collezione archeologica, il Museo del Medioevo Goriziano all'interno del castello e la Pinacoteca di Casa Formentini. Fra i molti palazzi storici della città emergono il Palazzo della Torre, Palazzo Attems e Palazzo Werdenberg, Biblioteca Statale Isontina. La storia della comunità ebraica di Gorizia è raccontata invece nel Museo Sinagoga Gerusalemme sull'Isonzo di Via Ascoli. Sulle alture della città, in località Oslavia, si trova l'imponente ossario di Oslavia, che raccoglie le spoglie di soldati italiani e austro-ungarici caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione.
gli occhi guardavano voi, ma sognava gli oi, la mia e la figlia, correva la fantasia verso la dopo la proposta appunto della scheda su Gorizia, Piazza della Vittoria, che ci ospita ancora una volta, è un po' il palcoscenico preferito per queste dirette, perché la scenografia è di quelle veramente ricercate. Alle mie spalle vedete prima l'assessore al commercio Sartori, diceva delle 200 oltre 200 bancarelle che sono in bella mostra in questa giornata di sole, quindi si sta anche molto bene all'esterno. Prima Sartori diceva non solo bancarelle ma anche eventi culturali e sportivi, ed è proprio il caso di dirlo con Franco Visentin della SD Planet Fighters Box, quindi l'associazione che organizzerà proprio da martedì prossimo, quindi facciamo molto volentieri promozione a questo evento che richiamerà campioni che arriveranno da dove? Buongiorno. Buongiorno, arriveranno campioni da tutta Italia per questa 95esima edizione dei campionati italiani assoluti maschili e femminili. Da qui partirà il nuovo progetto per la squadra nazionale alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono molto contento di essere riuscito a portare questo grande evento sportivo, che porterà circa 600 persone tra tecnici, atleti, addetti ai lavori, più tutto il pubblico che verrà al seguito dei ragazzi che combatteranno. Iniziamo le gare da martedì fino a domenica, le finalissime. Sono ragazzi che comunque hanno fatto già europei, mondiali, insomma. Il nostro orgoglio è di aver portato comunque un evento importantissimo nella città di Gorizia, che è sempre molto ospitale con noi. Abbiamo aperto la succursale da circa 2 anni qui a Gorizia, la nostra sede è a Monfalcone, però Gorizia ci ospita sempre volentieri. Noi portiamo questi eventi perché Gorizia, anche dal punto di vista anche progettuale, ha pensato di avere degli impianti che siano multidisciplinari per più discipline sportive, quindi la box ha trovato il suo spazio nel nuovo Palabrumati. Abbiamo 3 ragazzi anche della zona che combatteranno, e quindi speriamo di portare anche dal punto di vista proprio sportivo, non solo organizzativo, un importante risultato che potrebbe essere quello della finalissima. Questo è quello che ci auguriamo. Chi sono i 3 che esprimeranno i colori goriziani? Allora, abbiamo nella categoria 56 kg il bronzo uscente dell'Altrano, che quest'anno combatterà nei 56 kg, Luca Grusovin. Poi abbiamo un altro ragazzo nella categoria dei 60 kg, Francesco Santacroce, e nei 64 invece kg abbiamo Ciro Di Martino. Ecco, box sport per tutti, c'è un vivaio giovanile? Ma sì, allora la box è uno sport intanto con tradizioni molto importanti, dal punto di vista poi anche delle medaglie olimpiche. La box credo sia il secondo sport dopo la scherma come medagliere alle Olimpiadi, quindi è uno sport sicuramente faticoso. È anche uno sport che pretende dei sacrifici, questo è ovvio. Adesso c'è l'attività amatoriale, che è molto importante, e abbiamo dei vivai con ragazzini molto piccoli, dai 6 anni, che cominciano a fare l'attività ma senza contatto fisico, quindi con assoluto rispetto della salute dei bambini. Fino a 14 anni non possono combattere, infatti, quindi diciamo che l'aspetto della sicurezza sanitaria è molto importante, quindi stiamo lavorando molto sul vivaio. Abbiamo ragazzini, quest'anno la mia società ha presentato 2 ragazzi in finale Coppa Italia e 2 ragazzi al trofeo CONI giovanile. Volevo chiedere, c'è quel signore che è arrivato con te col cellulare, vieni un attimo così lo presentiamo, perché questo signore qui prima, grazie, vieni, chi è? Questo è un mio collaboratore, un tecnico federale, anche lui, Cristiano Pedisano, mio ex atleta, e adesso nell'entourage della società mi dà un aiuto sia con i ragazzi quando li alleniamo, ma anche poi nell'organizzazione degli eventi. Cos'è dall'ultimo combattimento suo quando risale? 10 anni fa, circa. Quanto le manca al ring? Mi manca parecchio, però fortunatamente sono ancora dentro. Diciamo che la sua passione si specchia sulle nuove generazioni. Sì, sui giovani soprattutto, che danno una grande soddisfazione, partendo già da giovanissimi, e vediamo andare avanti molto bene la box. Allora, grazie, e quindi vi ricordo martedì al Palabrumat, questo evento appunto legato alla box, e quindi venite a Gorizia, che ovviamente quanti posti fa il Palabrumat?
Come spettatori stanno sicuramente dai 400-500, insomma, ecco. E c'è posto? Sì, c'è posto, non c'è problema, assolutamente. Li facciamo stringere. Ti chiederò se mi presti gli occhiali, perché sono in controluce, vedete? No, ma sul serio, dopo te ne ritorno, perché siamo proprio in battuta, è un assessore stanco, ma che ha combattuto tutta la notte. Esatto. Tutta la settimana anche per organizzare gli ultimi dettagli. Allora, noi congediamo queste tre persone, magari poi ci salutiamo, vediamo per i saluti alle 12.30 e vedete che come per magia questo tavolo con questa tovaglia che l'Artico, colore cardinale quasi, mi ha portato, qua c'è, evidentemente è internazionale questo prodotto, la brovade, il muset, la rapa e il cotechino e poi le carsoline, e qualcuno potrebbe dirmi non è un dolce tipicamente goriziano, vero, ma questa vuole essere la dimostrazione che questo evento è veramente aperto. Gorizia apre le braccia a chiunque voglia mettersi in vetrina, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. Queste le propone la Proloco di Vermegliano, che conosceremo dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco. Eccoci cari telespettatori e telespettatrici, un saluto al nostro Luca Fornasiero in regia nei nostri studi di Via Nazionale a Tavagnacco, e un saluto a Paolo Bassi e al, ormai è diventato il Bimbo Valdi, a quella memorabile domenica passata ai baracconi di Piazza Primo Maggio, quando il Bimbo Valdi si è fracassato l'impossibile, quindi valori glicemici alle stelle, quindi è una cosa che mi piace ricordare, poi magari lo riprenderemo perché oggi so che è un impegno guarda caso gastronomico, so che è stato invitato, ma per lui è un grande sacrificio, il Bimbo Valdi dovrà telare perché la tavola verrà imbandita proprio per lui. La tavola invece, dicevamo prima, con questa bella tovaglia è stata imbandita da Andrea Comelli, presidente della Proloco Vermegliano, come voi ben sapete siamo molto vicini a queste realtà che fanno vivere il territorio e come. Buongiorno Comelli. Buongiorno a tutti signori telespettatori, buongiorno a te Dan. Che bello, signori telespettatori. Allora, intanto dobbiamo dire dov'è Vermegliano? Vermegliano si trova alle appendici del Carso, è un rione di Ronchi dei Legionari. Ecco, e qui non a caso il buon Comelli mi parla di Carso, qui abbiamo le carsoline. Tassativamente è un prodotto tipico nostro della Bisiacaria, che parte dalle pendici del Carso e va verso Basovizza, dove nasce la vera carsolina. Una vecchia ricetta tramandata da padre in figlio, in un panificio che si trova proprio a Vermegliano, e noi la proponiamo sempre perché è proprio la nostra tipicità del nostro territorio. Con cosa sono fatte? Sono piuttosto alte. Sì, la pasta sfoglia, a differenza delle pasta sfoglie che troviamo un po' ovunque, questa è una pasta sfoglia casareccia, tirata molto fine, lavorata a mano e messa in forno questa notte proprio per presentarla in quel di Gorizia, per questa grande manifestazione Sant'Andrea, e quindi si possono degustare prodotti non solo di Gorizia, ma delle Bisiacarie e un po' di tutta la regione. Ecco, c'è il dolce, ma c'è anche, lo dicevo prima, quello che ormai è un biglietto da visita del Friuli Venezia Giulia. Tassativamente in questo periodo e ormai anche tutto l'anno si trova la brovada e il muset, prodotto tipico salato che si sposa bene con un bel vino rosso che non può mancare a tavola in questi periodi. Senti, carne di maiale, il maiale dove è stato allevato? Tassativamente filone italiano. Mi piace questo tassativamente, e dobbiamo dire per chi ci sta guardando a casa e sta decidendo se venire, dove passare appunto la domenica, voi siete presenti qui in Piazza della Vittoria. Certamente, in Piazza Vittoria per Sant'Andrea, poi proseguiremo per dicembre Goriziano, nel fine settimana potete trovarci qua, però non mancate in questa splendida cornice che abbiamo, come tutti ben sanno, oltre 200 bancarelle, ben vengono queste iniziative per proporre i prodotti un po' di tutta la regione e anche di fuori regione. Ecco, devo dire che mi stordisce piacevolmente questo profumo di dolce salato insieme. Adesso questo bel vassoio verrà rimosso, perché ho visto già dei visitatori, caro Comelli, che puntavano. Non vorrei che per la fine della diretta trovi solo il vassoio, sai? Bene, allora. Quindi lasciane due o tre, ma non così tante, perché non vorrei essere responsabile dell'alleggerimento totale di questo ben di Dio. Bene. Grazie, rimani ancora con noi. C'è Vermegliano, ma c'è la Romagna che allora, piadineria da Tommy. Buonasera signora. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Allora lei, dobbiamo ricordarlo, arriva da Cattolica. Da Cattolica, e non sono circa 20 anni che facciamo Sant'Andrea qui in Gorizia, e anche Gusti di Frontiera.
siamo presenti due volte all'anno a Gorizia. Ecco, lei mi ha portato una delle piadine che... Qui abbiamo crudo stracchini e rucola, che è quella che va per la maggiore, poi lì c'è salsiccia, cipolle e peperoni, ma le piadine si possono imbottire a fantasia del cliente, con tutto quello che il cliente vuole, con la porchetta, col gratè, con specche, con qualsiasi cosa. Quanto vi fermerete qui? Ci fermiamo 10 giorni, perché da qui facciamo Monfalcone il 5, Turiaco il 7, però in occasione che c'è la pista di patinaggio rimarremo aperti fino al 10. Ma in romagnolo, come mi dica, la quante buone... La in romagnolo, la piesa un po' matut. E invece quella là? Quella là è la classica piadina con la salsiccia, cipolle e peperoni. Traduciamo in romagnolo? È la piadina alla salsiccia. È un po' più... Sì, poi c'è con la porchetta, noi abbiamo anche il gratè, che sono pomodori, tutte le verdure riempite col pan grattato, prezzemolo, aglio, eccetera, che va bene con la piadina, insomma. E si chiama, signora? Vitaliana. Ecco, allora... In questi giorni venite in Piazza della Vittoria a Gorizia, c'è la Vitaliana con tutto questo. Lo stand a Tommy, dite che vi manda Tele Friuli, così vi fa anche un sorriso. Va bene, grazie. Allora, il foglio mi è partito, con Melli, grazie. Dobbiamo lanciare un servizio, grazie. Vi aspetto numerosi. Vi aspetta numerosi, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Bene, grazie. Grazie, grazie signora. Le do il bambino, lei conosce il bambino? Il bambinello. Il bambinello, vieni il bambinello, lo metteremo nel presepe, Valdi, bimbo Valdi. Stava già, guardate l'affetto che Valdi ripone nella signora, perché ha già puntato il bimbo Valdi le due piadine. Conosco la Romagna, conosco sì. Bene la Romagna. Anche cattolica. Ma va là, ma cosa mi viene a dire? Servola, un po' di piadina. In estate, noi siamo San Giovese, avanti Savoia. Siamo vicino all'acquario, abbiamo un... Io adoro fare... Abbiamo un negozio in via Carducci vicino all'acquario, a cattolica. Vorrei che il bimbo Valdi addentasse la sua... Guardi. Cominciamo la... Ecco, so che... Iniziamo bene la giornata. Ecco qua. Eccolo qua, addenta Valdi. Adesso, va bene. Guarda, grazie Bassi per questo primo piano, io adesso sono proprio contento. Buon appetito bimbo Valdi. No, buon proseguimento e buon salute. Buongiorno. Grazie signora. Buon Natale a tutti. Ci vediamo dopo. Allora, Valdi intanto si scofana questa bella piadinazza e direi di andare con il secondo servizio che ci porta a vedere la Transalpina. La piazza della Transalpina, che si sviluppa vicino all'omonima stazione, venne inaugurata alla presenza dell'erede al trono austro-ungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando, il 19 luglio 1906. A seguito della Seconda Guerra Mondiale venne tracciato il nuovo confine tra Italia e Jugoslavia e la piazza venne divisa in due parti dal cosiddetto Muro di Gorizia, ovvero una recinzione ad altezza Duomo. La Transalpina divenne uno dei simboli della separazione politico-ideologica tra l'Europa occidentale e quella orientale durante gli anni della Guerra Fredda. La rete divisoria è stata abbattuta con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea nel 2004. In tale occasione il centro della piazza è stato impreziosito dal mosaico circolare realizzato dal triestino Franco Vecchiet. La decorazione è ripresa nella parte centrale lo stesso numero del cippo confinario in marmo bianco che dal 2004 è stato spostato a lato. Una fila di pietre indica con effetto grafico la linea di confine sulla quale sorgeva la rete. Con un piede in Italia e uno in Slovenia ci si sente parte integrante dell'Europa Unita. All'interno della stazione, edificata in stile secessione, è stata allestita una sala espositiva dedicata al confine ed alla sua storia. C'è l'enogastronomia, ma c'è anche la cultura. Sono con Carlo Piemonti che ci deve parlare di una mostra. Buongiorno. Sì, buongiorno. Alla giovedì 14 dicembre, qui a Gorizia, in viale 20 settembre, al Circolo Tennis Zaccarelli, si terrà un incontro appunto denominato Oltre, con un'esposizione di miei dipinti. Si tratta di paesaggi soprattutto di Gorizia, ma anche diciamo di tutte le nostre belle zone dei dintorni.
e sarà anche l'incontro accompagnato da un intervento musicale al pianoforte di Siavush Gagiev, grazie anche appunto al pianoforte messo a disposizione da Pekar, con interventi di poesia di Bruno Toffol. E alla fine, com'è, lei è un goriziano? Sì, sì, certo. Ecco, com'è dipingere la propria città, raccontare con i colori? Beh, certo, dipingere qualcosa che ti è caro ha un coinvolgimento anche diverso rispetto a paesaggio, a zone di cui magari sono a conoscenza diversa, superficiale, perciò appunto questa per me è stata un'occasione per presentare anche diverse vedute del castello, dell'Isonzo, di via anche appunto di Gorizia, non necessariamente gli scorci più caratteristici e conosciuti, che sono proprio interpretate anche dall'uso del colore, come si potrà vedere, c'è proprio un'interpretazione di questi paesaggi che risente certamente anche delle emozioni che si provano di fronte soprattutto a qualcosa che si conosce, che si ama e che si conosce anche da tempo. Ecco, senta, quanto bella è Piazza della Vittoria? Piazza della Vittoria è bellissima e in queste occasioni è anche viva e piena di gente, e devo dire che Gorizia, soprattutto negli ultimi anni, con tutte le manifestazioni che sta organizzando, ha modo di renderla viva, non solo Piazza Vittoria ma anche tutte le vie di Gorizia. Ecco, le chiedo un angolo di Gorizia che magari è poco conosciuto, non dico, uso un brutto termine, poco sfruttato, da suggerire. Ma a livello, diciamo, di conoscenza diretta da parte dei cittadini, io ho sempre trovato poco sfruttato, poco conosciuto il bellissimo parco che abbiamo sull'Isonzo, che secondo me è stupendo, e anche tutto sommato il parco di Villa Coronini, che è anche un'altra zona molto bella. A livello invece, diciamo, turistico, per quanto riguarda le manifestazioni che vengono fatte, direi che l'amministrazione comunale sta egregiamente valorizzando il più possibile i vari aspetti di Gorizia. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il comune che patrocina questo incontro, e ci sarà poi anche un bel buffet con i vini del Consorzio del Coglio. Quando? Giovedì 14 dicembre dalle ore 18 alle 20. Allora, grazie a Piemonti, citava Palazzo Coronini, ne parleremo più in là dopo la pubblicità, a tra poco. Ancora cultura in questa diretta da Piazza della Vittoria in Gorizia. Sono con Lorenzo Drascek della sinagoga, proprio del capoluogo isontino. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. E allora, dobbiamo parlare di questa sinagoga che ospita che cosa? La sinagoga innanzitutto ospita il museo della Giurremme sull'Isonzo, quindi c'è la storia della comunità goriziana che è qua presente dal 1300 fino ai giorni nostri, e la cosa importante è che non sempre le comunità riescono a costruire una sinagoga. Per esempio a Udine c'è la comunità ebraica ma non c'è una sinagoga presente, a San Daniele purtroppo è stata abbattuta, a Gorizia possiede la sinagoga più antica del Friuli Venezia Giulia, quindi quella di Trieste è costruita nel 1912, e questo è un esempio più importante anche del barocco veneziano all'interno presente della nostra città, perché la comunità ebraica per costruire questa sinagoga ha guardato verso Venezia. Senta, la vostra comunità com'è accolta a Gorizia? Cioè, io non sono ebreo, però sono responsabile per comunità per conto del comune. Purtroppo molte comunità europee si sono sempre ridotte più di numero a causa della deportazione durante la seconda guerra mondiale, quindi le piccole comunità che hanno subito il 70-80% della deportazione non sono riuscite poi a ricostituirsi. C'è ancora la presenza ebraica a Gorizia, ma fanno parte della comunità di Trieste che si occupa di tutto il Friuli Venezia Giulia. Quanti sono? Adesso ufficialmente iscritti sono solo 3 persone, ma ci sono, diciamo, una decina, quindicina di persone di origine, di famiglia ebraica presente ancora a Gorizia. Ma dire che si è ebrei è ancora difficile fermarlo? Ma dipende in che situazione si trova, in che stato si abita. Ovviamente in Israele non c'è nessun problema. Con il montare delle nuove destre che stiamo sentendo adesso, per esempio in Polonia è un po' pericoloso, dirlo in Ungheria è un po' pericoloso, anche in Francia ci sono le emergenze di nuovi antisemitismi, anche in Francia, quindi l'instabilità sociale, ritorna nuovamente questa aggressione contro il diverso, e tipicamente nella storia europea purtroppo l'ebreo è la prima figura cui contro ci si scaglia se c'è qualche problema, qualcosa che non va nella nostra società. Voi non siete diversi? No, sono persone come gli altri, la diversità possiamo identificarla in una cultura, una religione che
ha una storia precedente rispetto al cristianesimo, cioè il cristianesimo e i musulmani, diciamo, sono filiazione della religione ebraica. La religione ebraica ha mantenuto la sua identità culturale, non si è mai piegata, diciamo, alle conversioni o al nuovo credo del Messia in Gesù, e sono rimasti saldi nella loro religione e nella loro cultura. Questa è la differenza. Ecco, diciamo dov'è la sinagoga a Gorizia e che cosa si può visitare, così lo ricordiamo ancora una volta. La sinagoga di Gorizia è nel ghetto di Gorizia, che è ancora presente, quindi in via Ascoli 19, a pochi passi qua da piazza Vittoria, quindi seguendo la strada verso andare verso Vienna si incontra lungo il percorso la casa Ascoli, che è uno dei personaggi più importanti della comunità ebraica, quindi il glottologo fondatore degli studi semitici in Italia, è quello che ha inventato poi il termine Friuli Venezia Giulia, non dimentichiamo, lui era ebreo goriziano, trasferito a Milano, ha inventato questa terminologia per identificare questi territori che avrebbero desiderato che passassero sotto il regno d'Italia. E dopo, passeggiando, ci sono le case dell'antico ghetto, quindi dal 1700 fino al 1800, nel centro c'è la sinagoga di Gorizia con il suo portale d'ingresso, il museo Giuseppe Sulisonzo, e una cosa non secondaria, abbiamo anche esposizione l'opera figurativa di Carlo Michael Stetter, l'altra personalità importante, il filosofo morto purtroppo suicida. Abbiamo la collezione pittorica che ci ha prestato la Biblioteca Statale Isontina, che è proprietaria, quindi si può avere anche uno sguardo sull'espressione pittorica, non solo filosofica, ma anche artistica di Michael Stetter. Grazie. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Quindi andiamo a visitare la sinagoga di Gorizia, dove appunto c'è questa mostra che è a vostra e a nostra disposizione. Vedete alle mie spalle questo incrocio piuttosto importante, qui in piazza della Vittoria si fa fatica a camminare, quindi evidentemente la temperatura si è alzata, c'è ancora un po' di venticello ma è assolutamente sopportabile, c'è un sole che sembra veramente di essere sulla costa romagnola e quindi la temperatura si sta alzando, quindi ci sono tutte le condizioni per venire qui a Gorizia a vivere da vicino questo dicembre goriziano. Io direi, è stato citato prima Palazzo Coronini, ebbene la nostra Alexis Sabot è andata a visitarlo per voi. Siamo ritornati a Palazzo Coronini, sempre con Cristina Bragaglia, responsabile delle attività culturali, in una sala particolare, forse la più bella o comunque quella che ha una storia importante che volevi ricordare. Sì, questa è sicuramente la stanza più importante, più famosa di Palazzo Coronini, perché questa è quella che noi chiamiamo la sala di Carlo X. Perché? Perché proprio in questa stanza si dice che nel 1836 morì l'ultimo re di Francia della famiglia Borbone, cioè Carlo X. Era arrivato qui a Gorizia solo un mese prima, si era stabilito in questo palazzo perché era appunto in esilio, poco dopo, dopo circa un mese, si ammalò di colera e morì, e fu seppellito nel monastero della Castagnavita, che ricordo allora faceva parte del territorio di Gorizia, mentre ora si trova oltre il confine in Slovenia. E il monastero della Castagnavita è tuttora aperto, visitabile, e lì si trova non solo la tomba di Carlo X, ma anche di tutti i componenti della famiglia Borbone che lo avevano accompagnato nell'esilio, tra cui anche sua nuora, la figlia e la moglie di suo figlio, il duca di Angoulême, e che era niente meno che Maria Teresa Carlotta di Borbone, la figlia di Maria Antonietta e Luigi XVI. Ricordiamo le iniziative legate al Natale qui, perché vedo che vicino a noi c'è anche un panettone in particolare. Allora, quest'anno, come già abbiamo fatto in questi ultimi anni, nei primi giorni di dicembre, quest'anno il 6, organizziamo un evento legato all'accensione delle luci qui a Palazzo Coronini. Avremo la scuola di musica di Gorizia, di Palazzo de Grazia, con un'esibizione dei giovani allievi, e avremo
avremo Babbo Natale in persona, e in questa occasione anche presenteremo questo progetto che abbiamo realizzato grazie a una pasticceria di Gorizia, il panettone del Conte, un panettone artigianale che è stato messo in vendita con lo scopo di destinare parte dei proventi al restauro di un mobile delle nostre collezioni, un mobile molto importante, molto prezioso, che si trova veramente in condizioni molto gravi, e un mobile soprattutto che vorremmo esporre alla mostra del prossimo anno, che sarà dedicata all'eredità russa dei Conti Coronini. La madre del conte Guglielmo nel 1913 aveva ricevuto un'importante eredità da uno zio che era ciambellano, niente meno che la corte dello zar, e questo mobile apparteneva appunto a lui. Quindi la mostra racconterà la storia di questa eredità, la storia di questa famiglia Cassini che si era trasferita in Russia già a partire dal 1700, e vorremmo avere la possibilità di esporre questo mobile, che adesso sicuramente restaureremo grazie a questo progetto del panettone del conte. Ricordiamo anche che fosse interessato a visitare il palazzo, gli orari d'apertura, sotto Natale in particolare. Sì, dopo la chiusura della mostra il 26 di novembre siamo aperti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Però siamo chiusi ovviamente a Natale e a Santo Stefano, anche il 31 e l'1 di il 31 dicembre, il 1 gennaio, ma nella settimana tra Natale e Capodanno e tra Capodanno e l'Epifania saremo aperti anche da mercoledì a venerdì. Quindi consiglio, per chi fosse interessato, di consultare il nostro sito per vedere con diciamo precisione tutti i giorni di apertura e gli orari. Eccola qua l'Artico. Artico, vieni due secondi, perché lei non voleva arrivare dopo, perché aveva annunciato prima la Gubana, che non si fa solo a Cividale ma si fa anche a Gorizia. Assolutamente, fra qualche minuto ci sarà una bellissima ragazza che vi illustrerà la Gubana goriziana con gli ingredienti e vi farà anche assaggiare un pezzettino. Facciamo assaggiare a lui, però sentirete il sapore anche come telespettatori. Cercheremo di raccontarlo questo prodotto. Ma quindi la Gubana non è solo di Cividale? Ma assolutamente no, c'è una Gubana goriziana, è fatta in modo diverso a partire dalla pasta, la pasta sfoglia, e dagli ingredienti, come vedrete poi. È un dolce veramente straordinario, che merita, come tutta la gastronomia goriziana, che voglio ricordare subisce diversi influssi, da quello slavo a quello germanico. Quindi è una cucina che assolutamente merita di essere assaporata. Allora, noi adesso ci fermiamo, penso che stiamo rispettando i tempi, poi ripartiamo ovviamente da Piazza della Vittoria. Chi sta per arrivare? Gorizia è anche, come giusto per collegarci al cibo, è anche città di giovani chef. Noi abbiamo anche al femminile, abbiamo delle chef locali che hanno partecipato a trasmissioni come Hell's Kitchen o Top Chef, che sarà una delle quali sarà qui a breve, perché anche fa parte di un'associazione di commercianti. Allora, ci fermiamo. Non voglio dimenticarmi, tra l'altro, che c'è anche la pista di pattinaggio, è proprio qui alla sinistra del nostro Paolo Bassi. Io sto provando a convincere il bimbo Valdi a indossare i pattini e partire come un missile. Lui dice che sa pattinare, vediamo se riusciamo a fargli indossare i pattini. Dice di no, ma vedremo. A tra poco, pubblicità. Nuovamente in diretta con voi, ve l'avevo anticipato, questa pista di pattinaggio che rimarrà qui per tutto il periodo delle festività natalizie. Sono con Natascia e Noia, proprio Patrizia Artico aveva parlato di chef. Se le dico le nuove vie, cosa mi risponde? Allora, nuove vie, centro commerciale naturale, un circuito di aziende goriziane appunto.
che vogliono incentivare il commercio goriziano, di conseguenza portare gli stessi cittadini di Gorizia ad acquistare a Gorizia piuttosto che in un centro commerciale artificiale. Quanti sono? Siamo circa una settantina a far parte di questa cosa e ci adoperiamo per riuscire, insomma, nel nostro intento. Lei ha partecipato a trasmissioni televisive proprio con la sua professione? Sì, in realtà sì, come chef a domicilio ho partecipato a Del's Kitchen. Sono contenta di rappresentare Gorizia in una realtà del genere, proprio perché ci credo. Ecco, diciamo che cos'è lo chef a domicilio? Chef a domicilio è una figura professionale che si occupa di cucina quasi a 360 gradi e porta la ristorazione a casa del privato piuttosto che nell'azienda. Funziona? Funziona, è un po'. È un lavoro molto lento, molto duro, però funziona, a lungo andare è ripagato. Della serie pensa tutto lei? Sì, della serie a seconda di quello che mi chiedi io ci penso meno, no? Ci mettiamo molto d'accordo, riusciamo a stabilire un piano assieme praticamente. Che scuola ha frequentato? Io ho frequentato l'Ipsiam di Grado, che all'epoca era Monfalcone. Alberghiero? Sì, sì, certo. Cosa sa fare bene da mangiare? Non mi dica tutto. Mi invitasse adesso, cosa mi... Adesso farei una polentina calda con un po' di salsiccia, un po' di funghi perché fa freddo. Dipende, mi lascio un attimino prendere da chi ho davanti o dagli ingredienti che ho. Grazie. Niente, posso aggiungere solo due cose sul concorso di Natale per le nuove vie che mi sembra abbastanza importante. Praticamente è un concorso dove praticamente il cittadino che acquista in uno dei negozi aderenti, raccogliendo quattro scontrini diversi e compilando una schedina, dall'8 dicembre al 6 gennaio può partecipare all'estrazione finale, vincendo premi. C'è un sito internet, una pagina Facebook? C'è sicuramente la pagina Facebook delle nuove vie. Visitatela, anzi. Le nuove vie, pagina Facebook Gorizia. Allora io chiedo a Paolo di spostare la telecamera verso appunto la pista di pattinaggio e vediamo se le due ragazze, vedete quella ragazza con la maglia bordeaux e la ragazza con la maglia verde, se riescono a fermarsi, così chiederemo in presa diretta come sta andando. Vediamo se si riesce a fermare. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto vi vedo, viaggiate in coppia. Sì, 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 siamo in due. Ma voi pattinate solo durante il dicembre goriziano? Sì, sì, solo il dicembre goriziano. Quanto pensate di continuare a girare? Non lo so, finché non scade il tempo. Quanto tempo avete? 3/4 d'ora. Sei di Gorizia? Sì, sì, sono di Gorizia. Ti chiami? Andrea. Io mi chiamo Solidea. Solidea? Ma siete amiche anche a scuola? Cioè sì. Avete la stessa età? Sì, sì. Siamo in classe assieme. Grazie. Che scuola frequentate? Frequentiamo il liceo scientifico qua a Gorizia, al Duca. Allora, andiamo così vi riprendiamo in questa pattinata. Arrivederci, buon divertimento. Adesso il nostro Paolo le riprende, sono già ripartite, ma adesso si ripresenteranno alle mie spalle. Fra pochi istanti dovremo avere anche la responsabile della di questa attrazione, eccole qui, le vediamo, sono proprio sciolte, abbiamo visto anche qualche bella caduta di qualche piccolo che viaggia con questi pinguini artificiali, eccole qua, passano davanti a noi in questo momento. Allora io direi di andare con un servizio che è stato realizzato sempre dalla nostra Alexis Sabot, che fa riferimento a una mostra sulla grande guerra che è ospitata al castello. Siamo all'interno del castello di Gorizia, nella sezione delle prigioni, delle carceri, con Bruno Pascoli. Andiamo a raccontarvi in particolare una mostra che appunto è stata prorogata fino al 6 gennaio e si chiama... Da Lisonzo al Piave, 1917-2017. Proprio per ricordare questo evento. Il centenario della Prima Guerra Mondiale, l'anno 1917 è uno dei più importanti sul fronte isontino, diciamo, quindi italo-austriaco, perché nel 17 abbiamo le grandi battaglie di giugno e di agosto, cioè quindi la decima e l'undicesima, dove gli italiani conquistano l'altipiano della Pensizza
e subito dopo abbiamo quella grande battaglia, la dodicesima, che viene nota come la rotta di Caporetto. In realtà si svolge un pochino più a nord, nella piana di Plezzo, con la quale gli austro-tedeschi, perché gli austriaci avevano chiamato in aiuto l'alleato tedesco forte e potente, riescono a rompere il fronte isontino e sconfiggere, diciamo, temporaneamente l'esercito italiano e farlo ritirare sul fronte del Piave. Ecco perché Isonzo Piave. Come è suddivisa questa mostra? Ricordiamo anche che ogni sabato si terranno delle visite guidate all'interno. Sì, visite guidate da parte dei curatori, me compreso, alle 15.30. Quindi siamo partiti ieri, il 2 di dicembre, e continueremo poi col Ponte dell'Immacolata per andare avanti fino al 23 di dicembre, sabato, e riprendere l'ultimo giorno di apertura, il 6 gennaio, che è anche lui un sabato, sempre alle 15.30. La mostra è divisa in tre sezioni, direi, una prettamente bellica. Introduce il 1917, che ripeto è un anno cruciale per la Prima Guerra Mondiale, dove vede l'entrata in guerra degli Stati Uniti, diciamo la rivoluzione bolscevica, quella di novembre, il calendario poi russo era ottobre, vede la grande sconfitta sul fronte francese con un massacro di circa 500.000 di uomini accerchiati dai tedeschi, vede le offensive italiane e la grande sconfitta italiana di Caporetto. Mi diceva che avete ottenuto un grosso numero di visitatori fino ad oggi. Sì, direi grande soddisfazione, più di 30.000 dal 12 aprile che è stata inaugurata, diciamo pochi giorni fa, sono oltre 30.000 visitatori, che direi è un bel successo. Per chi fosse interessato, abbiamo detto fino al 6 gennaio c'è la possibilità di venire qui al Castello di Gorizia, ma ci sono degli orari e magari delle giornate in cui è più, c'è più possibilità, insomma c'è un orario più ampio, ecco, per visitarlo. Beh, sicuramente, allora da martedì a domenica è l'orario di apertura del castello, quindi dalle 10 di mattina fino alle 18-18.30 come ultimo ingresso. Il lunedì un orario ridotto dalle 9 alle 11. Una particolarità, quella zona? Ma quella zona che vediamo in fondo è col numero VI romano, è la, diciamo, l'ultima delle carceri sopravvissute, perché il castello durante la Prima Guerra Mondiale subì grosse distruzioni. Questa zona fortunatamente rimase abbastanza integra e quando fu finito il restauro decisero appunto di conservare una cella che aveva poi una particolarità, perché ospitava prigionieri politici. Cioè in queste carceri non c'erano prigionieri comuni, tipo ladri, assassini, insomma, ecco, c'è gente che commetteva reati, ma venivano imprigionati temporaneamente in attesa di un giudizio rapidissimo i politici, cioè diciamo specialmente quelli irredenti, coloro che esprimevano, diciamo, il volere del più che ritorno, diciamo, di far sì che Gorizia diventasse italiana. E da qui poi, dopo un giudizio, ripeto, sommario, venivano trasferiti nei grossi carceri austriaci. Basta ricordare Silvio Pellico, per esempio, nello Spielberg, ecco, fate conto, chi fu imprigionato qui finì proprio lassù. Eccoci nuovamente in diretta, passeremo questi tre minuti ancora a ridosso della pista di pattinaggio. Come vedete, indosso degli occhiali, Sartori, l'assessore, me li ha prestati proprio perché lui li ha usati, ma vedremo che c'è un'altra persona che ha usato, sta usando, perché la notte è stata piuttosto impegnativa. Il buon Sartori si è privato per qualche minuto dei suoi occhiali. Io vado da Eleonora Lulli, dicevo prima di questa fortunata iniziativa, perché vediamo che veramente c'è molta gente che di buon mattino è già che pattina. È vero, già da subito dalla prima apertura è subito stato un successo. La pista di ghiaccio piace molto anche quest'anno, le aperture sono tutti i giorni fino al 7 di gennaio, dalle 10 di mattina, e come vediamo già la mattina viene utilizzata molto, fino a sera, il sabato fino a mezzanotte si può patinare. Dicevo prima, in un altro momento, che questa è una struttura che rimarrà a disposizione fino a, per tutte le festività. Sì, tutte le festività, tutti i giorni fino al 7 gennaio. E oltre alla pista abbiamo quest'anno anche una novità, che sono i giochi gonfiabili per i bambini, che se non vogliono più pattinare o sono un po' stufi possono andare anche sui gonfiabili a divertirsi. Spieghiamo come si mantiene questa struttura dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico viene mantenuta con delle serpentine dove passa un liquido refrigerante, per cui poi sopra, mettendo dell'acqua, si va a formare appunto la patina di ghiaccio, che poi viene trattata ogni giorno, tirata, in modo che sia sempre liscia per poter patinare.
Ecco, Leonora, dobbiamo, ovviamente si paga una quota per poter utilizzare questa... Esatto, che è, penso, se no, la più bassa, penso tutto Friuli, sono 3 euro, compresi i pattini, quindi veramente accessibile a tutti, anche a chi vuole sperimentare per la prima volta il pattinaggio su ghiaccio può venire qua e trova tutta l'attrezzatura necessaria. E anche per i bambini sono a disposizione dei pinguini per aiutarli a fare i primi tentativi di pattinaggio. Vediamo in questo momento, non so se con la mamma, con l'amica, ha fatto un bel volo là, eccoci qua, questa ne abbiamo vista un'altra, dei bei voli, non so, Bimbo Valdi so che si sta scaldando, quindi non sappiamo quando si esibirà, quindi per digerire proprio la piadina che si è scofanato pochi istanti fa. Qua vediamo gente di ogni età. Di ogni età, esatto, è bella proprio per questo, è un modo bello di divertirsi per tutta la famiglia, dai bambini fino ai nonni. Allora, io ringrazio Eleonora Lulli, quindi venite a Gorizia anche perché c'è la pista di pattinaggio e poi magari chiediamo, così facciamo un po' di spettacolo, tiriamo un po' sulla musica così e la tiriamo su. Subito dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco. Eccoci, la musica, come vedete il volume della musica è stato alzato proprio perché man mano che insomma, la temperatura si alza aumenta anche l'afflusso qui sulla pista di pattinaggio, ma non parleremo della pista di pattinaggio perché ne abbiamo parlato pochi istanti fa, ormai è una felice tradizione, io e il comandante Muzzati ci troviamo durante le dirette che sia estate che sia inverno e facciamo un po' il punto della situazione, intanto oggi giornata tranquilla. Sì, intanto buongiorno a tutti, ai numerosi spettatori so che appunto ti seguono, giornata tranquilla, sì, però diciamo grazie alla giornata anche splendida che ci accompagna, molto trafficata e con una presenza notevole di persone, quindi contenti gli amministratori, contenti noi, episodi particolari non ne hanno segnalati, quindi tutto si sta svolgendo in grande tranquillità. Ecco, sappiamo quanto vi sta impegnando le disposizioni del decreto Gabrielli, quindi accedere alle feste più o meno grandi è, non dico difficile, ma impegnativo. Sì, vorrei fare qua un ringraziamento alla prefettura che ha fatto da collante con una squadra composta da noi, dalla protezione civile, dai carabinieri, dalla questura, alla finanza, insomma tutti abbiamo collaborato per la riuscita della manifestazione. È stato un lavoro sinergico di squadra che ha portato, spero e come sto vedendo, ad un efficiente lavoro sia organizzativo che in termini di security e di safety, direi. Comandante, l'importante è abituarsi? Sì, d'altronde ormai vediamo dappertutto i camion della protezione civile, le camionette nostre, i New Jersey in cemento, le fioriere, purtroppo quello che accade in giro per il mondo si riverbera anche da noi, quindi un po' di pazienza anche a chi risiede in centro, chiamateci, il numero è lo 0481 383 206, noi siamo presenti in centrale fino a tardi, quindi qualsiasi informazione, poi le divise in giro ci sono, quindi chiedete. Senta, concludendo, che anno è stato in termini di sicurezza stradale? Gli automobilisti si comportano meglio o le infrazioni sono più o meno sempre le stesse? Diciamo che il dato tendenziale per quanto riguarda gli incidenti è in lieve calo. Per quanto riguarda le sanzioni, diciamo, non so se sono in calo perché siamo meno noi oppure perché gli automobilisti, voglio essere ottimista, perché gli automobilisti sono più corretti al volante, ma è una petizione di principio. Grazie e buon lavoro. Altrettanto, arrivederci a tutti. Allora, a proposito di aziende, adesso vi proponiamo un'azienda che ha visitato Alexis Sabot, ovvero sia Loca Golosa. È arrivato il momento enogastronomico, quello più goloso, siamo sempre a Gorizia e andiamo a presentarvi alcune delle prelibatezze che trovate qui a Loca Golosa. Andiamo. Raggiungo Federico De Luca, che è uno dei titolari del Loca Golosa qui a Gorizia. Presentiamo la vostra attività partendo da queste due panettoni. Innanzitutto questo è quello che mi fa più gola. Complimenti. Grazie, ciao, buongiorno, benvenuti nella nostra pasticceria. Sì, allora adesso ormai le feste si avvicinano, la Fiera di Sant'Andrea dà il via al nostro Natale qui in città e naturalmente a Loca Golosa non possono mancare i dolci delle tradizioni natalizie. Panettone in primis, è un prodotto
biscotto totalmente artigianale, prodotto solo ed esclusivamente con ingredienti freschi, quindi uova, latte, burro, e utilizziamo solo lievito madre e non ci sono assolutamente conservanti. Questo è il motivo per cui i nostri dolci natalizi hanno una durata di soli 30 giorni. Tre sono i gusti che faremo quest'anno: il tradizionale, che non può mancare assolutamente, quindi uvetta e canditi, quello che fa gola a te, quindi con le gocce di cioccolata, la glassa e le nocciole del Piemonte, i GP, e poi ogni anno facciamo un gusto dedicato al Natale. Il Natale 2017 sarà con il limone candito e il pistacchio, che arrivano direttamente dalla Sicilia. Non solo panettoni, perché vediamo altre prelibatezze, pasticcini a volontà. Assolutamente, ovviamente insieme al panettone c'è anche il pandoro, non può mancare il pandoro, e non può mancare nemmeno il tronchetto natalizio, anche questo simbolo del nostro Natale, al quale poi aggiungiamo anche il torrone, sempre fatto da noi, anche questo con le nocciole del Piemonte, e poi ci saranno tutta una serie di torte in cake design, dove il nostro pupazzo, il simbolo del caro Babbo Natale, svetterà sulle cime delle nostre torte in cake design. Però vedevo che ci sono dei dolci anche per chi è vegano, e quindi più tipologie di dolci per tutti i gusti. Assolutamente sì, per quanto riguarda Natale faremo anche i tronchetti natalizi, sia senza glutine, perché la nostra è una pasticceria certificata per la produzione di dolci senza glutine, e abbiamo anche da poco ricevuto la certificazione per i dolci senza lattosio, quindi questo va bene sia per chi è intollerante al lattosio sia per chi segue un'alimentazione vegana, e quindi ci saranno anche i dolci senza lattosio e quindi senza ingredienti di origine animale. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti, a Loca Golosa, e insomma poi la dieta ci si penserà dopo Natale. Ma sì, assolutamente, dopo la Befana pensiamo alla dieta e studieremo magari una linea di dolci light per chi non vuole rinunciare ai dolci anche dopo le feste. Vi verrò a trovare. Perfetto. In diretta sono con Gianmarco Zotter di Confcommercio Gorizia, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora, intanto porta gli stessi occhiali che porto io, che mi sono stati prestati dall'assessore. Anche lei era presente durante il giro notturno? Assolutamente, e Gorizia in questo momento è una città molto vivace, e soprattutto adesso sotto le feste di sotto questo periodo natalizio si è animata di parecchie iniziative collaterali anche al commercio. Possiamo dire quindi Gorizia è viva anche di sera? È viva anche di sera, assolutamente. In questo momento poi c'è una grande vivacità da parte delle associazioni, dell'amministrazione comunale, una città che si è animata in questo momento con la Fiera di Sant'Andrea, e per tutto il periodo natalizio avremo tantissime iniziative da proporre. Elenchiamone qualcuna. Ma una iniziativa di cui Confcommercio si fa promotore avverrà il 16 dicembre, di un'iniziativa che mi piace, ci tengo a sottolineare, solidale. Si tratterà di una parata dei Babbo Natale in motocicletta, che percorrerà le vie della città e si fermerà a raccogliere i doni che i commercianti metteranno a disposizione, e infine verranno consegnati all'Istituto per i Bambini Disabili di Santa Maria della Pace di Medea. Quindi sì, è bello perché dimostra anche solidarietà, oltre che un periodo importante per gli affari, per il commercio, però sempre un'attenzione particolare alla solidarietà. Questa è una bella cosa, tra l'altro le chiedo se farete delle immagini, fatecele avere, perché faremo magari anche un servizio. Sì. Sicuramente, e vorrei anche qua uno degli organizzatori, Cristian Lo Russo, che è lui uno promotore assieme a Confcommercio di questa iniziativa qua, e vi potrà spiegare nel dettaglio come avverrà questa bellissima sfilata. Ecco Cristian, la sfilata che è una dimostrazione per stimolare i commercianti a mettere qualcosa di loro per bambini che non sono stati molto fortunati. Esatto, sì, l'iniziativa, abbiamo preso spunto un'iniziativa che già esiste da molti anni nella vicina Slovenia, è nata proprio a livello amatoriale,
e abbiamo avuto subito l'appoggio di Marco e di tutti quelli che lui rappresenta, del comune, e si sono uniti subito tutti i vari motoclub, sia Gorizia, delle varie altre province, quindi abbiamo motociclisti che vengono da Trieste, da Udine, da Pordenone e soprattutto dalla vicina Slovenia. Il tutto si svolgerà nella mattinata di sabato 16, avremo un ritrovo che sarà in piazza Casarossa qua a Gorizia. Ci farà un passaggio nella vicina Slovenia, ritornando poi qui ci saranno due fermate, Piazza Vittoria e la parte pedonale del corso, dove verrà appunto la raccolta dei doni offerti dai commercianti. Dobbiamo dire che questi bambini purtroppo non hanno un albero di Natale, una famiglia, e quindi diciamo che la famiglia farete voi e costruirete voi idealmente un albero di Natale per questi bambini. Cercheremo di essere noi, insomma, per quanto si può fare, visto che comunque è una cosa che non costa nulla. Non costa nulla rendere magari un po' più sereno Natale anche per loro, visto che magari sono stati un po' meno fortunati di noi. Da Motoclub, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e c'è qualcuno che vuole aderire, è benvenuto. Assolutamente sì, il ritrovo sarà alle 8:30 a Piazzale Casarossa, quindi è libero tutti quanti, si chiede magari di essere addobbati o vestiti, insomma, da Natale, insomma, avere qualcosa. Le 8:30 del mattino. 8:30 del mattino, poi ci sarà il passaggio nella città di Medea, Cormons, dove ci sarà un aperitivo offerto dall'Enoteca di Cormons, dai vari commercianti e dal Consorzio Coglio, e con arrivo poi a Medea all'Istituto Villa Santa Maria della Pace. Ecco, quindi sapete che io sono particolarmente sensibile a queste iniziative di solidarietà, ci sono dei bambini, c'è questo istituto a Medea, se c'è qualche motoclub, Vespa Club che vuole aderire all'iniziativa, ci sarà anche una pagina Facebook dove potete... C'è una pagina Facebook, l'evento si chiama Babbo Natale Biker, ci sono tutti i contatti presenti, quindi per qualsiasi iscrizione volontaria assolutamente è libera a tutti, aperta a tutti. 16 dicembre ore 8:30, contattateli e venite a Gorizia e farete sorridere questi bambini della comunità di Medea. Io direi di andare con un servizio e poi andremo direttamente in servizio in pubblicità, e vi propongo il servizio Silent Way, sempre realizzato dalla nostra Alexis. Gorizia Giovane, il comune e l'università hanno organizzato assieme delle belle iniziative, un'iniziativa vero simpatica originale. Ne parliamo con Lorenzo Fabrizi di ACID. Partiamo da ACID, l'associazione che appunto attraverso il comune e l'università organizza questo evento. Sì, ACID, che è l'associazione degli studenti di scienze internazionali e diplomatiche, è una realtà che ha compiuto l'anno scorso 25 anni, è l'associazione degli studenti più importante a Gorizia e che oramai 6 anni fa aveva ideato la Silent, questa occasione di intrattenimento per universitari, che poi arrivò all'interno di quello che era la programmazione comunale della dicembre goriziano, e quest'anno ufficialmente siamo alla 5ª edizione, allargata alla cittadinanza e agli universitari in primis, ma non solo, quindi, e che torna a essere organizzata dall'associazione con il sostegno del comune. Il 15 dicembre mi dicevi che partirete per non solo musica, intrattenimento, ma anche fitness. Assolutamente, perché abbiamo pensato di tornare una zona pedonale, offrendo quindi un piano di programmazione che comprenda anche della ginnastica in cuffia e a seguire anche dei momenti di intrattenimento lungo la via, aspettando logicamente i live e quindi dopo anche direttamente la serata in cuffia con i DJ. Spiegaci negli orari in cui organizzerete questi eventi, anche per magari avvicinare altri giovani, non solo di Gorizia. Assolutamente. Allora, alle 15 si parte appunto con la Silent Fitness, con questa attività che durerà un'ora con dei corsi in collaborazione con una realtà cittadina, la Salus,
E poi dopo il momento pomeridiano ci sarà il clou dell'evento serale, saranno tre live già in cuffia, diversamente dagli altri anni, all'interno dell'area pedonale di Corso Verdi, e quindi dalle 22.30 si partirà con i tre DJ, che quest'anno non sono solo DJ, ma sono direttamente tre festival che sono ospiti di Acid e dell'evento, e non posso dire altro perché lasceremo per chi vuole seguire sulla pagina Facebook l'evento Silent Way 2017. Piano piano daremo alcuni indizi perché non si può svelare tutto obiettivamente. Però se io fossi interessata a partecipare, arrivo lì, mi date voi le cuffie? Assolutamente, rispetto ad altri format in Italia è a titolo completamente gratuito. Quindi noi chiediamo solamente il documento di identità e ti viene data la cuffia per poter godere della serata con tre canali diversi, quindi cerchiamo di offrire il maggior svago possibile alla realtà universitaria e non solo. Eccoci qui, allora su questo tavolo un altro momento dolce, sono con Giulia che fa la pasticcera. Sì. Allora dobbiamo dire che cosa sono, parlavo prima della gubana, ti ho annunciato prima. Che differenza c'è fra questa gubana e quella che magari troviamo a Cividale? Allora, diciamo che la gubana di Goriziana è questa, quindi all'esterno in sfoglia e il ripieno è uvetta, pinoli, noci, rum, miele. La differenza con quella del Cividalese o delle Valli del Natisone è che la pasta all'esterno infatti nella gubana cividalese è fatta con la pasta lievitata, quindi una pasta molto più soffice. Al taglio la gubana goriziana ha molto più ripieno, mentre invece nel cividalese si trova un involucro che crea una specie di rotolo tra esterno ed interno. È molto simile alla nostra putizza goriziana. Infatti qui c'è la pasta lievitata all'esterno e il ripieno sempre con uvetta, pinoli, noci, rum, miele. Posso chiederti, proviamo a tagliarla così la mostriamo ai nostri telespettatori. Allora, questa è la gubana goriziana. Così Paolo, eccola qui. Quindi qui cosa troviamo? Con cosa è stata fatta? Uvetta, pinoli, noci, rum, miele. Eccoci. Così. Tu mi parli di rum, quanto bisogna stare attenti a non eccedere? Allora, diciamo che la ricetta è molto personale, perché dal 1700 che la gubana viene fatta a Gorizia e ogni famiglia aveva la propria ricetta. Ovviamente se si vuole fare una gubana molto consistente bisogna metterci il rum, se invece si vuole fare una gubana un po' più light si mette o il vino bianco o il piccolit. E poi apriamo invece l'altra, che invece è la putizza, che si trova anche a Trieste. Quello è il Presnitz triestino, un'altra variante che assomiglia molto alla gubana ma ha una forma leggermente diversa. Dove ti sei formata professionalmente? Allora, in realtà la mia carriera, fra virgolette, è iniziata un po' per caso, perché io avevo studiato lingue e per volere mio ho terminato gli studi e ho iniziato questa carriera già iniziata da mio padre, da mio nonno e dal mio bisnonno. Ecco, quindi bella questa cosa che in ogni famiglia goriziana c'era la ricetta? La ricetta sì, tradizionale di ogni famiglia. Ogni famiglia, allora diciamo che la gubana veniva fatta soprattutto durante il periodo pasquale, mentre invece la putizia nel periodo natalizio. Ogni famiglia la faceva in casa e poi le portavano nei vari forni a cuocere e poi tra famiglie ci si faceva questo scambio di doni che erano gubana o putizia. Grazie. Grazie mille a voi. E buon Natale. Grazie altrettanto. Noi adesso ci fermiamo e andiamo con la scheda che appunto fa riferimento al castello, proprio il castello che, come abbiamo riferito poco fa, ospita una mostra sulla Grande Guerra.
castello di Gorizia assieme a Bruno Pascoli, ricercatore storico proprio del posto di Gorizia, per raccontarci un po' la storia del castello e come è evoluto negli anni. Partiamo da appunto dalla storia, da quando è nato. Dalle origini? Beh, 1001, poi 1100, quindi siamo XI-XII secolo. Una prima fortificazione strategica, qui diciamo era territorio sotto l'influenza asburgica, che ancora non erano Asburgo ma bensì Sacro Romano Impero, Ottone III. Costruiscono la classica torre, si allarga, diventa importante, arrivano i conti di Gorizia, che è collegata a Lienz, e sviluppano diciamo questo fortilizio che aveva, ripeto, ragioni puramente militari di controllo della contea nascente di Gorizia. Lei mi diceva, insomma, il castello alle sue spalle, che è cambiato negli anni, che era anche più alto. Era anche più alto, sì, il castello ha tutta una storia molto tormentata. E per fortuna è venuta alla luce durante il grande restauro dal 1932 al 1938, quando il castello fu reinaugurato. È una storia complessa, passa attraverso stilemi austro-ungarici, austriaci, degli Asburgo, attraverso la presenza dei veneziani nel 1500. Per poco più di un anno i veneziani riuscirono a conquistarlo, gli modificarono le mura, e poi via via gli Asburgo lo adattano non più come centro di potere, perché qui dentro stava il rappresentante gli Epstein degli Asburgo, il capitano del popolo, ma lo adattano a caserma, quindi fattezze un po', chi ha presente Salisburgo, per esempio il castello che domina Salisburgo, ecco, un grande castellaccio intonacato di bianco con tante finestrelle bianche e rosse nello stemma dell'Austria, e quindi una classica caserma della guarnigione di Gorizia. Scoppia la prima guerra mondiale, insomma Gorizia ha avuto tante di quelle storie non solamente nell'ultimo secolo ma nei 400 anni di dominazione austro-ungarica. Scoppia, come dicevo, la grande guerra, gli italiani lo bombardano, gli austriaci lo bombardano dopo l'arrivo degli italiani l'8 agosto 1916, ahimè, diciamo, il castello subisce dei danni veramente grossi, danneggiamenti quasi irreparabili. Poi, come dicevo, negli anni 30 inizia l'opera di ricostruzione, lo adattano e gli danno le fattezze medievali italiche, io le definisco, ecco, un po' diverse da quello che era sotto gli Asburgo. Ad oggi i goriziani come lo vivono? Magari, immagino sia un simbolo di Gorizia, ma come viene vissuto dai goriziani? Forse un po' così lontano, no? È il simbolo chiaramente anche sullo stemma di Gorizia, le tre torri del castello sono ormai da secoli. I goriziani però, io dico, lo frequentano poco, forse sono così un po' avari nella memoria, no, storica di Gorizia, perché venire comunque su questo colle che vede la nascita della città ormai millenaria e viverlo con questi abbellimenti, giardini, anche qui è cambiato poi tutto, attenzione, ecco, per quello dico, bisogna ricordare com'era per capire anche il presente. Qui dove siamo noi, per esempio, stavano delle piccole casette, bipiano al massimo, che sono state completamente demolite dalle cannonate austriache nel 17, e quindi lo scenario era completamente diverso. L'unico elemento autoctono, chiamiamolo originale, è la chiesetta dei Rabatta della fine del 300, che per fortuna è rimasta intatta col suo stile gotico. Adesso però ospita delle mostre, quindi è un centro culturale per la zona. Beh, sicuramente anche l'amministrazione comunale cerca di dargli degli impulsi, ovviamente, per farlo frequentare sì dai goriziani, ma anche e soprattutto per sviluppare quel turismo culturale e storico che Gorizia ne ha tanto bisogno. Non fosse altro perché abbiamo la vicina Slovenia che ha delle iniziative altrettanto importanti. Ospita delle mostre temporanee, in occasione della Grande Guerra, siamo già alla terza mostra del 1917, da Caporetto al Piave, dall'Isonzo al Piave, insomma, con la grande disfatta dell'esercito italiano. Probabilmente il prossimo anno ne faremo un'altra, verrà organizzata un'altra sul 18, l'ultimo anno della guerra. E quello che è interessante, il castello, oltre a offrire degli interni completamente arredati, non sono mobili autoctoni, diciamo, cioè che provengono da donazioni castellane, ma bensì acquistati nel tempo dall'amministrazione comunale. Ecco, questo arredo, che è tipicamente incentrato sul
400 sul 500 dà un aspetto molto accogliente e molto anche romantico, direi, per il turista di fuori. E in più c'è una bellezza, io la chiamo, una mostra invece stabile, che è la mostra degli strumenti antichi, curata da un'associazione culturale qui di Gorizia, che diffonde una musica medievale veramente molto accogliente. Io so perché i turisti lasciano poi i commenti ai guardiani del castello, e vengono ammaliati da questa musica, molto la musica cortese, per capirci, molto dolce, eccetera, che fa l'atmosfera del castello. Poi l'atmosfera è dettata anche dal paesaggio, perché arrivi qui e ti vedi oltre Gorizia anche al paesaggio verso la Slovenia. Beh, sicuramente è quasi a cavallo del confine. Il confine dista qui da noi 100 metri in linea d'aria, proprio un minimo, un colpo d'occhio, ecco, un battito d'occhio, e domini poi tutta la pianura. Nelle giornate limpide dal castello si intravede il mare, e non il Golfo di Trieste, ovviamente, perché abbiamo San Michele che ce lo copre, però la zona lagunare, se uno sta attento riesce a intravederla, quindi uno spettacolo veramente interessante. Mari e monti, non dimentichiamo le Alpi Giulie che stanno alle nostre spalle a nord del castello. Allora, ci ha raggiunto Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Buongiorno e buona domenica. Ma buongiorno a lei naturalmente e ovviamente ai telespettatori. Stavo pensando a questo, prima ancora che mi faccio una domanda, un peccato che i telespettatori, anzi che la nostra tecnologia non consenta di sentire i profumi che si sentono in questo momento, perché può essere cattiveria trovarsi ormai in prossimità del pranzo con questi profumi di tutto, si passa dal zucchero velo alle Lubianske, passando per i cevapcici o piadine o altre. Perciò stare qui in questo momento e non poter condividere con i telespettatori, con i suoi telespettatori questi profumi è un vero peccato. Grazie, bene, le sue narici sono particolarmente stimolate. Mamma mia, anche perché davvero qui c'è di tutto, nel vero senso della parola. C'è di tutto dal punto di vista enogastronomico, perché ovviamente, come dicevo prima, abbiamo i dolci tradizionali, ma abbiamo appunto zucchero velo, le ciambelle, tutto ciò che è dolce, ma abbiamo tutto ciò che è salato, abbiamo un sacco di stand che offrono davvero di tutto, abbiamo quella magica via Rastello che si rianima in queste circostanze, perciò con assaggio vini piuttosto che con tante altre opportunità che ci vengono offerte, perciò davvero bello. Ed è, oltre che per quanto riguarda l'aspetto non gastronomico, a 360 gradi, qui io dico, ecco, questo è un tipico luogo, diversamente magari che altri eventi come Gusti di Frontiera, qui può venire, è uno spazio per il bambino, per il genitore, per il nonno, il bambino si diverte, qui abbiamo un sacco di, naturalmente ci sono le giostre, rammento, io attendevo, finito il periodo delle giostre, quando ero bimbo contavo i mesi che mi dividevano alla fiera di Sant'Andrea successiva, perciò c'è davvero una decina di giorni in cui i bimbi potranno davvero divertirsi uscendo da quelle case, uscendo dagli smartphone, con tutte le app, con tutti questi giochi elettronici che altro non fanno che forse far divertire due o tre dita della mano. E poi qui c'è lo suo spazio per i genitori che possono lasciare in sicurezza, anche ad esempio qui di fronte, possono lasciare in sicurezza i ragazzi a pattinare, e perché no, è un delirio per i nonni. Io vedo i nonni che fare, ma io non so se si divertono di più i nonni con i nipoti o se proprio i nipoti, però poi quando mancherà 30 secondi me lo dica, perché voglio presentare una persona. Senta Ziberna, dobbiamo dire una cosa, per lei è la prima edizione di Dicembre Goriziano da sindaco? Certo, da bambino è la mia 56esima edizione, visto che ho appena compiuto 56 anni, perché ciascuno di noi custodisce una componente fanciullesca, ed è la prima edizione certamente come sindaco, l'ho già fatto come assessore, ma certamente la prima come sindaco, ed è bello girare, bello vedere i sorrisi, si gira per la città e le persone, sorridono. Posso presentarle però, non si aspettava, Roberto Cevinini, perché abbiamo cercato di convincerlo, lui dice sempre no, tutto questo qui lo si deve anche grazie a lui, è quello che fra 11 giorni comincia
comincerà a lavorare per la prossima edizione, non soltanto per questo, per tutti i grandi eventi che hanno luogo nella nostra città, dallo sport alla cultura, turismo, tutto il Deus ex machina è lui. Noi abbiamo tante persone che creano problemi e accadono in continuazione, e quando c'è un problema si telefona a Roberto Cevedidi che li sistema. Perciò un apprezzamento a lui, lui in nome naturalmente in rappresentanza anche di tutti i suoi collaboratori, tanti dipendenti del comune che davvero si fanno in quattro, a dimostrazione che nel pubblico impiego c'è chi lavora, c'è chi ci mette tanta anima e passione, c'è chi anziché stare a casa con la famiglia oggi è qui col sindaco e con Telefriuli naturalmente. Allora Roberto, fa bene il primo cittadino a portarti qui in diretta, anche perché sei un supporto sicuro anche per i miei colleghi dal punto di vista tecnico. Il decreto Gabrielli vi ha, ecco, vedo già la faccia, vi ha impegnato non poco. Beh, c'è sicuramente, purtroppo ci sono stati i fatti che tutti conosciamo e si iniziano a stringere le maglie per essere un po' più tranquilli. I costi aumentano, però mi pare che la gente possa tranquillamente circolare per la città in sicurezza. Abbiamo un sacco di persone, un sacco di steward posizionati in tutta la festa che salvaguardano comunque l'incolumità delle persone. Ti chiedo, spogliati del ruolo di dipendente del comune di Gorizia, Ziberna l'ha fatto già in piena autonomia. Mi ricordi da piccolo quanto aspettavi Sant'Andrea? Io abitavo proprio qua a 100 metri e niente, era la festa di Gorizia. Una volta non si festeggiava il patrono, ma si festeggiava Sant'Andrea, e la si aspettava almeno da quando iniziavano le scuole, quindi da ottobre, perché le scuole iniziavano a ottobre, fino a dicembre eri in attesa di questa festa. Allora, io direi di andare in pubblicità e poi non voglio dimenticarmi, c'è anche un'iniziativa dell'Associazione Donatori Midollo Osseo che non ancora, noi allora andiamo avanti. Un dicembre goriziano piuttosto intenso, sindaco. Sì, ma lo stacco diverso è quello del prossimo anno, in anteprima, l'ho deciso ieri sera, Roberto ancora non lo sa, nella prossima edizione dedicheremo perlomeno una ventina di bancarelle, forse anche più, per avere in esclusiva tutto ciò che serve per il proprio albero a casa, tutto ciò che serve per il proprio presepe. Io voglio fare in modo che perciò quando uno dovrà pensare di preparare l'albero, il presepe a casa sua, dirà andiamo alla fiera di Sant'Andrea a Gorizia, perché lì troveremo davvero di tutto. Il piacere perciò di trovarsi insieme anche per consentire a tutte le famiglie, quelle famiglie che lo desiderano, di cercare di arricchire perciò anche queste tradizioni familiari che tante volte ormai si sono abbandonate all'interno delle famiglie. Perciò un dicembre galiziano, invece, per tornare alla sua domanda, anomalo, inizia a novembre, iniziato il 24 di novembre e finirà con l'Epifania. C'è di tutto, come dicevo prima, c'è musica, c'è spettacolo, ci sono i concerti, artisti di strada, si mangia e si beve, cioè il piacere di stare davvero in compagnia sapendo che dietro ogni angolo c'è un qualcosa di diverso. Allora chiedo, lo faccio in diretta, adesso dobbiamo andare in pubblicità o questo è l'ultimo blocco, abbiamo 5 minuti Paolo? Questo è l'ultimo blocco, abbiamo ancora 5 minuti, così allertiamo l'altro assessore che è l'assessore al bilancio. Certo. C'è effettivamente il pericolo di perdere per strada i simboli come il presepe, l'albero di Natale? L'iniziativa a cui faceva riferimento lei per il prossimo anno è proprio a tutela di questi simboli? Certo che c'è, però io mi sono accorto una cosa, che più delle volte il rischio non lo corriamo perché magari c'è qualche appartenente al mondo islamico che lo chiede, ma perché, come si dice, qualcuno è più realista del re. Tante volte nelle scuole magari c'è un insegnante che dice togliamo il presepe, togliamo magari il crocifisso addirittura. Ecco, per me questi simboli contano tantissimo, è importante perché significa alla fine fare famiglia, significa per me Natale non era se non c'era l'albero da piccolo, per me Natale non era se non c'era il presepe, perciò parlare di tradizione significa anche parlare davvero di quella famiglia che oggi sempre di più rischia di essere disgregata perché mamma e papà lavorano, portano i figli dai nonni, i nonni vengono utilizzati tante volte per in modo accomodante per i figli. Ecco, io penso che perciò no, è un'opportunità per ritrovarci intorno, non esiste più il focolare, ma ci sono ancora queste tradizioni, questi simboli che per me sono importanti.
Ecco, l'ho fatto anche nell'ultima puntata dello scrigno, quindi non abbiate paura ad accendere gli alberi di Natale o addobbare le vostre case e magari a esporre nel vostro giardino, nel vostro terrazzo il presepe, quindi bello vedere le nostre case, le case in provincia di Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine, dove ci sono questi simboli che partono da molto lontano e vanno assolutamente salvaguardati. Caro assessore al bilancio e all'urbanistica, allora questa è l'ultima parte, la chiuderemo con il buon sindaco di Gorizia e con lei. Intanto dobbiamo dire come sta incidendo, visto che lei è fresco di nomina. Beh, sta sviluppandosi molto bene la situazione che noi abbiamo incontrato e abbiamo in prosecuzione, sia dal punto di vista del bilancio ma soprattutto dal punto di vista dell'urbanistica, che è uno degli elementi per cui la festa a cui siamo oggi presenti di Sant'Andrea è particolarmente significativa. Le tre città che sono confinanti, Gorizia, Novorizia e San Pietro, ormai da anni stanno lavorando insieme per potersi, a differenza di quanto succedeva in passato, aiutarsi e supportarsi, non osteggiarsi, e quindi si ragiona insieme a livello di programmazione. Le strade vanno ragionate insieme, la possibilità della mobilità delle persone va ragionata insieme, lo sviluppo del territorio va ragionato insieme, il risparmio del territorio va ragionato insieme, l'ecosostenibilità e la sensibilità che tutte le nostre popolazioni hanno vanno ragionate insieme, ed è quello che stiamo facendo. Ed è molto bello pensare che Sant'Andrea nasce 1000 anni fa oggettivamente per questo stesso motivo, perché tutte le popolazioni di questi territori sono vicine, sono affratellate dalla storia, si supportano l'una con l'altra, e Gorizia, che è il punto di riferimento di questi territori, continua a esserlo. Abbiamo anche la fortuna di aver rimesso la nostra stella cometa sul castello e siamo convinti che ci porterà fortuna, come tutti i simboli del Natale che devono essere rimessi da tutte le nostre popolazioni. Grazie assessore. Grazie a lei. Allora, prima di salutarci voglio ricordare, lo facciamo molto volentieri, è in corso in varie piazze in questi giorni un panettone per la vita, la campagna nazionale dei ADMO, associazione dono midollo osseo, finalizzata alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi a sostegno delle attività dell'associazione donatori di midollo osseo. Sappiate che insomma chi contribuirà appunto, chi acquisterà un panettone contribuirà a questi gesti che appunto porteranno soldi a questa associazione, appunto all'ADMO. Io direi di chiudere, auguri, buon Natale, ma tanto ci rivediamo, caro sindaco. Assolutamente, tanti auguroni a lei e naturalmente a tutte le famiglie dei suoi telespettatori. Grazie a Patrizia Artico che è là, è arrivata anche sua sorella Francesca che saluto di cuore, grazie a nostro Paolo Bassi e al nostro Luca Fornasiero. Noi ci vediamo stasera ore 19 con il telegiornale, a seguire tutto il calcio dilettanti con Massimo Radina. L'Udinese, come ben sapete, giocherà domani lunedì. Grazie, ma abbiamo tempo per farci gli auguri. Arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Aguzzoni Gorizia.